Sì, hanno questi problemi fisici e niente, prendiamo due giocatori importanti, però ho piena fiducia di chi giocherà, sono sicuro che i ragazzi metteranno tutto e anche oltre quello che hanno nelle possibilità e ci giocheremo la partita come abbiamo fatto sempre. Una squadra molto veloce, che gioca benissimo a calcio, che attacca gli spazi. Ha dei giocatori, specialmente i due attaccanti esterni, molto veloci, perciò ci sono delle considerazioni da farsi. Un tuo parere su me, Pasquale Marini, se lo qui a questa. Ma ho grande stima dell'uomo, della persona, ma soprattutto dell'allenatore, perché si vede la mano dell'allenatore quando una squadra gioca. Perciò tu vedi giocare lo Spezia, vedi la mano dell'allenatore. E questo, insomma, dall'esperienza che ha, da quello che ha fatto in passato, ma è un allenatore che stimo molto. Io dico che se a 2 minuti della fine non becchi quel gol, vieni a casa con un pareggio, allora tu tutte le considerazioni che sono state fatte sarebbero state all'opposto. Perciò io non devo guardare queste cose qua, devo avere il mio equilibrio, guardare avanti, cercare di migliorare sempre e mettere tutto me stesso per la causa del Pescara. Tutto il resto sono chiacchiere, sono tutte cose che fanno parte del lavoro, fanno parte del mio lavoro accettare le critiche, l'ho sempre detto, le accetto, però io vado avanti per la mia strada, chiaramente, come ho sempre fatto dall'inizio del campionato. No, io dico, no, io dico che accetto le critiche, poi le mie considerazioni me le tengo per me, perché sono cose mie che mi tengo per me. Poi io ho solo un mezzo da poter rispondere, il campo. Perché se tu pensi, non giocando bene, magari tu fai pareggio a Benevento, sei secondo in classifica e lasci sotto Benevento. Perciò sono considerazioni che bisogna anche fare. Un allenatore le deve fare, soprattutto quando sei lì sul campo, che sei, vedi la partita, vedi come stanno andando le cose e fai le tue scelte. Io dico, arriviamo ai playoff, che è la cosa più importante, arriviamo a quell'obiettivo lì che sarebbe un grande obiettivo da come siamo partiti e da come avete descritto voi la situazione, sarebbe un grandissimo obiettivo arrivare ai playoff e credo che se noi andiamo ai playoff siamo una mina vagante.